Grazie Presidente. Intanto le vorrei fare i complimenti. Per me lei è il Presidente più bravo che questa Assemblea ha mai avuto. Li volevo fare pubblicamente e li faccio oggi. Dopodiché mi dispiace che il consigliere Ghera non c'è e noi prenderemo sicuramente i suoi consigli. Ci fa piacere che lui sia qui ad elencarli, però l'abbiamo visto assessore al disastro capitale con Alemanno e per cui permettetemi, li prenderemo con le molle. Dopodiché ci abbiamo messo qualche giorno in più a dare seguito a quella che sarà l'approvazione del bilancio di Roma Capitale. Però ad allungare i tempi non è stata l'inerzia o la mancanza di volontà, ma bensì il contrario, racchiuso in un semplice concetto. Un principio che riguarda, secondo me, la sindrome della paura, anzi anche della memoria, perché qui mi ricollego al consigliere Cozzoli, che non c'è neanche lui. Perfetto. Consigliere. Che ci rammenta come dovremmo andare a revocare appunto nei punti verde qualità le sale slot, però non ricorda tutte le varianti che sono state fatte in quest'Aula quando molti dei partiti con cui molti consiglieri in quest'Aula si sono candidati erano qui presenti. Allora mi piacerebbe che in questo caso si domandasse anche che cosa avete fatto prima, quale posizione avete preso e di chi sono le responsabilità Consigliere Gozzoli, la richiamo all'ordine. del disastro che avete lasciato. Dopodiché è chiaro che la perdita di potere è sofferta da un sistema politico vecchio e marcio, oggi in piena difficoltà. Un sistema che non sa e non riesce a trovare il coraggio di cambiare e riversa le speranze di non scomparire, perché quello sta succedendo, nell'incoerenza nel fatto di non accettare che qui a Roma la musica è cambiata. Consigliera Di Biase. Consigliere Gozzoli. Consigliera Di Biase. Ho sentito il suo intervento, ivi incluso il momento in cui ha chiesto di non essere interrotta. Faccio altrettanto. È evidente, no, consigliere? Di una relazione che parla della manovra di bilancio. Grazie Presidente, la verità fa male. Illegittimo ricorso agli affidamenti diretti, gravi irregolarità nella gestione contabile, mancate riscossioni ICI, TARSU e della TARI, scarsa capacità di riscossione dei fitti attivi, numerose criticità gestionali delle società partecipate, ingente ricorso alle entrate straordinarie, 83 milioni di euro, progressivo peggioramento della situazione finanziaria dell'ente, mancato rispetto del patto di stabilità, errata quantificazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, illegittima erogazione dei compensi per incentivare la produttività, illegittimo inserimento dei fondi per le politiche di sviluppo, illegittimità varie in materia di assunzioni, illegittimità di erogazione, di retribuzione di risultato, irregolarità nei contratti decentrati ai dirigenti, irregolarità nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, numerose riserve, osservazioni e prescrizioni riportate nel dettaglio nel parere dell'OREF sulla relazione semestrale non di questa sindaca, non di questo assessorato al bilancio, non di questa maggioranza, e tanto per tornare alla coerenza e alla mancata visione politica, ma di quella del Partito Democratico nella scorsa amministrazione. Poi non vi elenco quelle del partito di Alemanno, quando il consigliere Ghera era anche assessore, perché non mi basterebbero 5 anni di consigli per elencarle tutte. Le amministrazioni precedenti, nonostante la presenza di certe osservazioni e di pareri sconcertanti, approvava senza se e senza ma nel silenzio mediatico quello che allora sì si doveva bocciare. Di questo i media dovrebbero parlare anche oggi, perché la percentuale di notizie che
che noi leggiamo sul Campidoglio in questo momento sono pari ai venditori di gelati in Siberia. Noi abbiamo risposto alla città in questo bilancio con un'assoluta onestà intellettuale. Abbiamo rivisto i conti secondo le indicazioni ricevute e tra poco, in tempo e nel rispetto della legge, approveremo questo bilancio. Qualcuno mi chiederà quali sono le riserve trascritte oggi dall'organo di revisione finanziaria. E io ve le elenco, però chi ha un minimo di onestà intellettuale non potrà che metterle accanto a quelle che erano le vostre precedenti osservazioni, che vi ho in quest'Aula puntualmente elencato. L'OREF ritiene necessario un incremento dell'arco del triennio degli stanziamenti relativi al fondo di passività potenziali. Sollecita la definizione delle problematiche derivanti dal superamento dei limiti di spesa per alcune voci. Prescrive di subordinare l'impegno delle spese all'accertamento dei trasferimenti erariali. Raccomanda di limitare il più possibile l'utilizzo delle entrate straordinarie non ripetitive a copertura della spesa corrente. Raccomanda, inoltre, l'adozione di idonei piani industriali atti a garantire una più efficiente erogazione dei servizi nell'ottica di una razionalizzazione della spesa. Prescrive l'aggiornamento e l'adeguamento del regolamento di contabilità e di proseguire efficacemente nella revisione dei canoni di affitti sia attivi che passivi. Raccomanda ancora una volta l'urgenza di razionalizzare il perimetro delle partecipate e di reperire ulteriori spazi di finanza pubblica sia nell'ambito della contrattazione con il governo centrale. E non ci sono più. Sono sparite le parole illegittimità, gravi irregolarità, indebito ricorso, mancata riscossione, mancato rispetto del patto di stabilità. Non ci sono più queste parole. A Roma nel bilancio ritorna la legalità, grazie al Movimento 5 Stelle, la coerenza e il buonsenso. E se dovessimo quantificare in questo momento la legalità, i numeri sarebbero straordinari. Concludo, Presidente. Oggi non siamo solo soddisfatti, ma anche orgogliosi del lavoro svolto sia dalla Giunta che da questa maggioranza. Questo è un gruppo solido, lo ribadisco, solido. È unito nel progetto iniziale votato da 700.000 romani, come lo dimostra oggi questa maggioranza in quest'Aula, lo dimostrerà nei prossimi giorni e nei prossimi 4 anni. Mettetevelo bene in testa questo. Noi in quest'Aula, e questo lo dico alle opposizioni, siamo per la libertà che avete di esprimere le vostre opinioni, su questo non c'è dubbio. Noi siamo per la libertà che avete di dare il vostro indirizzo politico, anche su questo non c'è dubbio. Noi in quest'Aula siamo per la libertà che avete di rappresentare giustamente i cittadini che vi hanno eletto. Noi siamo per tutte le libertà, tranne una, quella di strumentalizzare questo bilancio per fini politici e giustificare i danni che voi avete fatto ai romani e alla città più bella del mondo. È iscritto a parlare il